Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Pau e ben ritrovati. Oggi nel video di oggi ci andremo a fingere per la prima volta su Fortnite Charlotte. Questo boss non penso che al momento esista, almeno c'è un NPC, ma non è un NPC che diciamo è un boss. Quindi ci andremo a fingere noi un po' in giro per la mappa di Fortnite. Chi lo sa, magari qualcuno ci potrebbe credere, magari qualcuno cercherà di parlarci, poi noi lo uccideremo. Chi lo sa ragazzi, prima che inizi questo video mi raccomando, codice Pau nello shop, supporta creatore e digitate P-O-W-H con l'H alla fine, se no mi raccomando non sono io e non con l'H in mezzo come abbiamo già che qualcuno ha fatto, mi raccomando H alla fine, quindi così. Poi soprattutto una bella iscrizione e se volete anche lasciare un bel like vi ringrazio tantissimo. Inoltre chi si abbonerà ragazzi da oggi in poi avrà sempre la mia amicizia per giocare appunto con me ogni sera quando sono in live su YouTube, quando sono in live su Twitch. E sì, io ve lo consiglio ragazzi di abbonarvi solo 1,99€. Bene ragazzi, allora andiamo nel nostro armadietto e abbiamo la nostra Charlotte come skin, ecco, bellissima Charlotte. E poi abbiamo anche qua il dorso decorativo. E cosa ce ne facciamo del dorso decorativo? Ne potremo mettere uno come non potremo metterne nessuno. Io vi direi magari di mettere qualcuno che sta bene, comunque il suo stesso backpack. Vediamo se c'è qua nel pass battaglia. Fatemi vedere pass battaglia e dovrebbe essere questo forse. Forse è questo ragazzi, penso. Comunque provo ad acquistarlo. No, non posso acquistarlo. Come faccio ad acquistarlo? Rischiata tutto. Ah, mancano 6 e io ne ho una sola di stelle, quindi nulla, non posso prendere. Allora facciamo senza dorso decorativo. E poi come piccone gli mettiamo il suo, che però il suo non ce l'ho, nel senso non ce lo posso avere. Ah no, ok, no, il suo non ce l'ha. Questo qua mi sembra che non so di quale skin sia. Comunque non è quello di Charlotte. E quindi niente, ne posso mettere uno a caso. Ma tanto ci servirà veramente poco il piccone. Anzi, lascio questo che tanto. Oh, ma perché è tutto nero? Beh, let's go ragazzi, andiamo subito in una bella single. Mi raccomando, se non siete ancora iscritti, fatelo adesso, perché questo video sarà qualcosa di epico. Bene ragazzi, dove potremo andare per la prima partita? Io vi direi magari Pantano Paludoso. Secondo me è il posto perfetto, perché bisogna andare in uno di quei posti che sono un po' esterni alla mappa. Non è che possiamo andare al Lago Languido, non è che possiamo andare a Zomborghi Scalcinati. Secondo me tipo Sipi da Grifoglio, Pantano Palpitanti, Foschi Fue e Meglioli. Così sono i migliori posti. Poi ci andremo anche a fare altre prove, insomma. E vedo già qualcuno e vediamo se ha già capito che, ok, questo qua dovrebbe essere un abbino. Ragazzi, forse riesce a capire che io sarò il bot. Sarò il bot. Anzi, e per questa partita mi servirà, anzi per questa challenge mi servirà il controller, perché il mio controller, ma come penso quello di tutti, può andare avanti. Cioè può far andare avanti il giocatore semplicemente camminando, e secondo me è tanta roba. Io purtroppo non posso, quindi adesso mi prendo giusto un'arma, magari una R sarebbe perfetta. Va bene, abbiamo una mitraglietta. Ce l'abbiamo comunque la mitraglietta. E allora andrò in giro con il pad. Mamma mia ragazzi, non so neanche come si fa ad alzarsi. Andiamo calmi, andiamo calmi, andiamo calmi, andiamo calmi. Dobbiamo andare molto molto calmi. Ok, qua qualcuno è morto ragazzi. Qua qualcuno è morto, dai. Allora, non so cosa sto facendo ragazzi, ve lo dico. Ma poi perché c'è rotto un bernoccolo in testa? Vediamo, 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 vediamo. Magari qua posso pure usare mouse e tastiera. C'è qualcuno, qua c'è qualcuno. Magari non andiamo qui sopra perché non penso che Charlotte voglia andare qui sopra. Forse ha capito che sono un bot ragazzi, era lì dietro alla porta. Oddio, forse ha capito che sono un bot. No, 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 aspetta, fermi tutti. Fermi tutti, ok, non devo costruire, devo continuare a stare qui. Calmo, 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 calmo. Non so cosa stia facendo ragazzi, non chiedetemelo, perché io veramente non lo so. Sta spaccando di tutto questo, boh. Ehi, forse ha capito che sono un bot ragazzi, non ci credo. Dai, dai, dove sei? Dove sei? So che sei qui dietro, che adesso... prendi la cassa, bravo, bravo. Grazie, mi ha curato. Ok, è qui dietro. Ma dai, non uccidermi, non uccidermi, non uccidermi. Mannaggia, dai, avevo capito. Avevo fatto però bene la nostra Charlotte, la boss, mannaggia. Ci dobbiamo ripreparare, ragazzi. Però siete sinceri, l'ho fatto bene o no, Charlotte, la boss? Questa volta cambiamo rotta. Io direi di andare in un posto già un po' più centrale rispetto a Pantano Paludoso. Andiamo a Parco Pacifico, ragazzi. Io non ho idea di come possa venire fuori questa partita, perché non lo so, sei già prima... prima sono andati già
abbastanza bene. Poi figuriamoci in questa, magari potrebbe andare ancora ancora meglio. Let's go ragazzi, vediamo cosa riusciamo a combinare. C'è decisamente tanta tanta gente. Vedo già due dietro di me, qualcuno sopra e qualcuno sotto. No, forse sotto non c'è nessuno, insomma, però c'è qualcuno già dietro di me. Tantissimi ce ne sono dietro di me. Quindi io direi di prendere subito un'arma così al volo, proprio al volo volicchio. E poi andiamo magari al campo da calcio, che così magari non sospettano che io sia una persona vera. Il punto è ragazzi che bisogna concentrarsi molto. Quindi io riesco a parlare poco, ma perché devo concentrarmi molto ragazzi. Fidatevi che non è più difficile, non è difficile come pensassi. Mannaggia, perché mi devo concentrare molto. Devo fare proprio gli esatti movimenti che farebbe il bot. Solo che il bot, cioè che nel mio caso non ho sopra i tre puntini. A quello lì possiamo sparare, a quello lì possiamo sparare, a quello lì possiamo sparare. Ok, 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 ok. Ragazzi, gli ho sparato tra l'altro col cile d'assalto bianco e col pad. Come faccio a ricaricare? Così ricarico, ok. Vai, calmi tutti, ragazzi. Andiamo un po' magari sotto, andiamo sotto, andiamo sotto. Vediamo cosa riesco a fare. Dai, molto bene, ragazzi. Al momento ancora nessuno ci ha ucciso, ma perché forse nessuno ci ha visto. Quindi magari evitiamo di fare tipo salti. Andiamo calmi, 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 calmi. Ok, ce n'è uno qua, magari li possiamo cercare di sparare. No, no, stavo scherzando. Ma va, dai. Ok, raga, mi stavo avvicinando a quello, però mi sa che ho cambiato idea perché mi sembra abbastanza ostile. Ho questo presentimento. Ok, lì c'è già qualcuno che ha preso il loot. Vediamo cosa riesco a fare, ragazzi. Oh mio Dio, lì c'è tra l'altro pure un bot. Quindi potrei... Oddio, ma è Charlotte! Non ci credo! È Charlotte! Non ci credo, ragazzi. C'è veramente allora il boss Charlotte. L'ho incontrato senza saperlo. Ah, ma allora ha già un suo piccone, io non lo sapevo. Abbiamo cannone a rotaie e va bene, dai. Che c'è? Non hai mai visto una teenager posseduta? Oh mamma mia, via, via, andiamo via da questa. Che noi siamo la vera Charlotte. Oddio, lei è la vera Charlotte, però questo è un altro discorso. Andiamo avanti ragazzi. Andiamo avanti perché qua, oddio, forse non hanno capito. Guarda quello lì ragazzi, guarda quello lì, guarda quello lì. Riproviamo a sparare ragazzi, proviamo a sparare. Ok, intanto vuole entrare nel suo box. Noi ricarichiamo. E... sento già qualcuno dietro di noi, ragazzi, potrebbe essere. Ok, sa che sono qui, ragazzi, non m'ha visto. Non m'ha visto, non ci credo, non m'ha visto. No, no, io impazzisco veramente. Dai, ragazzi, dai, dai. Io sono il bot Charlotte. Voi potete venire a prendere l'oro da me. Siete pronti? Oh, sì. Ok, m'ha visto, m'ha decisamente visto adesso. Ok, sa che sono qui, ragazzi. E ci uccide. Ma perché nessuno capisce che siamo dei bot? Mannaggia. Niente ragazzi, nessuno capisce che siamo dei bot. Questa potrebbe essere l'ultima partita. Riproviamo, fidatevi che questa andrà bene. Fidatevi di Powa. Bene ragazzi, come nostra ultima rotta io proverei sabbie sudate. Oh yes. Non penso, cioè sì, verranno tantissime persone ragazzi, cioè ve lo dico proprio, preparatevi. Perché sarà ogni 2x3 ci sarà una persona. Però noi proveremo a prendere la nostra cara AR, che tanto ci vuole bene e che noi gli vogliamo bene. Oddio, io insomma non tantissimo, ecco. Però proviamo ad andare magari al centro della mappa, che così nessuno potrebbe sospettare che uno a casissimo si è messo la skin di Charlotte e vuole provare a fare il boss challenge. Vedo già qualcosa di viola. Ok, no, è una jump. Ma tanto ragazzi, io direi che potremmo andare da tutt'altra parte. Ok, andiamo dentro questa casa che mi ispira. Non lo so perché, ma perché sto giocando da pad tra l'altro. Boh, non lo so, non ho mai giocato da pad in vita mia. E dovrei portare una volta un video di io che gioco da pad. Cosa ne pensate ragazzi? Sarei la persona più scarsa di questo universo. Però bisogna usare il pad per questa sfida ragazzi. Ok, ho due pompe ragazzi, ho due pompe. Vorrei subito trovare degli scildini e poi una R. A posto, la R già l'ho trovata. Quello che mi resta è trovare degli scildini. Bomba, poi abbiamo qua del medikit. E abbiamo anche degli scildini. Sì, scildini, molto bene ragazzi, molto bene. Ottimo, ottimo. Vai, prendiamo gli scildini, facciamoceli, come si fa? Ok, così, bomba. Ok ragazzi, let's go. È arrivato il nostro momento di fingerci la nostra bellissima Charlotte. Andiamo direi magari al centro e senza fare troppo casino magari. E io direi che possiamo anche iniziare a fare così. Magari questo qua non è che è proprio il centro, ecco. Però... no! Porca vacca! Non ci credo, non ci credo, non ci credo! Questo qua lo devo uccidere, ragazzi, perché mi ha sgamato. Mi hanno definitivamente sgamato. Ok. Ok, 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 attenzione. Ok, magari facciamo una roba del genere. Ok, lo dobbiamo uccidere questo, ragazzi. Mamma mia, mamma mia.
Devo farmi subito il medikit. Mi sa che questo adesso, ragazzi, viene a ucciderci. Perché, mannaggia, ce n'è pure un altro. Io volevo fare il boss Charlotte, però mi ha sgamato. Vabbè, non è decisamente credibile, ragazzi, che io possa fingermi boss Charlotte. È proprio, è una roba troppo difficile. Nessuno ci crede. Pensate se lo stessi facendo in arena, ragazzi. Mamma mia, che pazzerellata. Ok, ce n'è uno qua che ha messo una jump. Tu sei un pazzo. Come fai a mettere una jump qua? Ok, ucciso, molto molto bene, ragazzi. Il boss Charlotte, vedete che uccide uno anche. Figo, figo, dai. Allora, facciamo così e mettiamoci questo scindino da parte. Anzi, ce lo facciamo. Ok, boom, morto, ragazzi. Adesso posso tornare a fare il mio boss Charlotte. Ok, contro questo però facciamo boss Charlotte, ragazzi. Io ve lo dico, Oh, no, perché ci ha sgamato. Quindi la vedo decisamente dura. Quindi, è palesemente Spider-Man. Ok. GG, ragazzi. Vabbè, questa partita qua non l'ho fatta neanche da Charlotte. Quindi diciamo che non ha avuto molto senso. Però va bene, però va bene. Dai, ritorniamo alla lobby, ragazzi. Diciamo che è stata... è impossibile, non si può fare. Perché se un boss non c'è dentro il gioco è decisamente impossibile. Anche già un'altra volta ho provato a fare una roba molto molto simile, ma diciamo che non è andata per il verso giusto. E quindi nulla, ragazzi, vi ringrazio per la visione di questo video. Mi raccomando, se ancora non l'avete fatto, codice Bowen nello shop di Fortnite. Mi raccomando, andate nel negozio oggetti e in basso a destra trovate questo bottone supporta il creatore. Poi lo mettete nello shop, ragazzi, e siete degli dei. Oh yes, grazie mille per avermi supportato. Solo i veri fan lo faranno. Detto questo, io vi posso salutare. Spero che vi siate iscritti. Spero che abbiate lasciato un like se vi è piaciuto il video. E noi ci vediamo stasera in live alle ore 20:30 e tutte le mattine alle 10:30 in live su Twitch. Ragazzi, io vi aspetto. Ciao a tutti.